Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Brawl Stars. Arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi. Lasciate l'hashtag Brawl Stars qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. E andiamo avanti con questa nuova puntata ragazzi, molto interessante. Abbiamo diverse notizie di cui parlare e diverse cose simpatiche che stanno per accadere. Andiamo a vedere insieme le prime novità di oggi. Prima di tutto ragazzi voglio ringraziare uno di voi che mi ha fatto una dedica scritta e me l'ha mandata su Discord. Mi ha anche scritto in privato appunto quello che c'è scritto nella parte un po' più chiara, perché magari dalla foto non si riesce a capire. Grazie tantissimo, queste cose mi fanno un sacco piacere. E ora un'art collaboration chiamata Brawl Lovers 2020. Tutti questi artist il giorno 14 di questo mese faranno appunto questa collaborazione in cui creeranno delle skin a tema di San Valentino, ragazzi, non le perdete. Questo è un commento su Twitter di Frank, molto interessante perché molti di voi fanno sempre la stessa domanda. Queste challenge quando ci saranno? Ogni mese ci sono? Per quanto tempo? Qui ci ha risposto: le challenge, le qualificazioni e gli eventi live saranno tutti i mesi, 8 volte quest'anno. Quindi fatevi due conti se è ogni mese, quanti mesi sono già passati e quanti ne mancano. Questa è una cosa molto interessante che è scappata appunto fuori da Reddit. Su Reddit ci stanno un sacco di persone che il periodo di questo championship, se andate a cercare duplicate sopra a Reddit, troverete tantissime persone che si stanno lamentando del fatto che, anche se avevano detto che era stato fissato la possibilità di trovare doppioni all'interno delle championship, sono stati trovati degli effettivi doppioni. Qualcuno ha messo anche delle prove facendo vedere che ci sono persino i Mr. P. Quindi se in questa championship ci sono i Mr. P doppi e ci sono pure le bibbi, c'è qualcosa che non va col fix. E ora ci godiamo una clip interessantissima in cui viene fatto vedere un glitch per riuscire a rimanere vivi in questa mappa sopravvivenza. Guardate che roba assurda ragazzi. Allora, sono un Frank e un bellissimo El Primo. Sono tutte e due molto potenziati, sinceramente, hanno pure dei power up. Allora, El Primo sta facendo avanti e indietro mentre Frank si è ucciso direttamente. Ok, guardate, continua a fare avanti e indietro per quel jump. Quando fa il jump, giustamente, i danni non li prende. Ok, adesso muore, rinasce il suo compagno. Con lo scudo va direttamente verso il giampino. Bam, continua a saltare. Senza problemi, ragazzi, ritorna lì. Ha giustamente la vita potenziata, sembrerebbe. Ok. Non prendi power up oltretutto, quindi non guadagna chissà quanta vita. Sembra che sta facendo apposta per continuare a fare il giro, perché se sopravvive magari non funziona più. Infatti guardate, continua a fare il saltino senza problemi anche nel primo. Prende vita, prende un sacco di danni, fa il giampino, arriva di là, saltino, perde vita, continua, sta per morire, nasce il suo compagno. Il suo compagno si dirige direttamente verso il giampino, come potete vedere, senza problemi. Prende addirittura quel power up, salta, e intanto là al centro ci stanno quei due che stanno a morire e non sanno manco perché. Cioè guardate che roba. E questi continuano senza problemi. Giampino, passeggiata, e al centro stanno morendo. Cioè loro potrebbero continuare all'infinito in pratica e non morire mai e aver vinto, perché quelli al centro prendono danni e non reggono più. Guardate che roba assurda, pazzesco. Ragazzi, siete pronti? Oggi dovrebbe essere il giorno del bonanza in cui viene appunto decretato il vincitore. Infatti si dice qua che il vincitore sarà annunciato a una settimana dalla chiusura dei voti. È stata fatta il 3 febbraio, oggi stiamo al 10 febbraio, ci dovremmo essere, quindi o oggi o domani sarà premiata la skin. Sarà Jedi Core, sarà la skin Dragon, sarà Bo de Samurai, sarà Mechabo o tanti altri ragazzi, perché come vi hanno detto non va in base ai voti che avete dato voi, ma va in base all'idea dei voti che avete dato voi, però la scelta è sempre l'ultima della Supercell, quindi potrebbe scegliere tranquillamente qualsiasi skin, anche la meno votata se vuole. Vi ricordo sempre che abbiamo aperto il nostro Reddit, quindi avete anche la possibilità di andare a mettere dei memini su un Mordoghino, a mettere magari qualche cosa simpatica anche di Brawl Stars. Vi ricordo assolutamente che abbiamo anche il nostro Discord, specialmente se siete abbonati al canale avete anche la sezione per voi abbonati privata. E non solo, abbiamo l'Instagram, abbiamo il Facebook, abbiamo di tutto e di più, quindi se volete seguirci è sempre meglio, perché così se non vi arrivano i feed dei video, comunque vi arrivano le notizie. E abbiamo visto qualche cosa interessante, abbiamo visto un bug particolare, abbiamo visto che ci saranno delle collaboration art interessanti per il bellissimo periodo di San Valentino. Oggi ci dovrebbe stare anche appunto la scelta di Bonanza, quindi spero che questo video esca prima della scelta. Arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi, lasciate l'hashtag Brawl Stars qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino e ci vediamo nel prossimo video.